È una situazione molto seria e la popolazione deve essere consapevole di questa serietà. Ecco perché l'appello, diciamo, accorato a colleghi a venire qui in Campania, come è stato in Lombardia nel periodo di marzo ed aprile. Di fatto oggi dobbiamo ritornare al lockdown e quindi evitare tutti i contatti che sono inutili. È una situazione molto seria e la popolazione deve essere consapevole di questa serietà. Se non c'è un atto di grande consapevolezza e di grande autocontrollo da parte di tutta la popolazione, rischiamo di andare nel dramma. Ecco perché c'è stato l'appello dell'Ordine dei Medici a un grande impegno della popolazione, una popolazione che a marzo, aprile e maggio è stata ligia al lockdown e lo ha rispettato in modo adeguato, però di fatto oggi dobbiamo ritornare al lockdown e quindi evitare tutti i contatti che sono inutili, tutti i contatti che non siano indispensabili, perché altrimenti il sistema sanitario rischia di collassare completamente. Lei ha detto: rischiamo di vedere le bare per strada. Quali sono le misure necessarie in questa fase? È un'immagine molto forte perché la memoria deve rimanerci per non rivederle un'altra volta. È chiaro che si stanno riconvertendo i posti letto per dedicarli al Covid, ma questo creerà un altro problema, un deficit di assistenza nelle altre patologie e quindi rischieremo di fare diagnosi tardive nell'ambito oncologico, nell'ambito cardiologico, di non monitorare adeguatamente i pazienti perché dobbiamo far fronte a questo tsunami. Noi siamo completamente in guerra. L'altro grande problema è che questa volta le tecnologie ci sono, non siamo nella situazione molto difficile di marzo, quando non ci stavano i respiratori, quando non c'erano i presidi come le mascherine che scarseggiavano completamente, ma mancano le risorse umane e qui dobbiamo mettere il dito nella piaga. Quindi non abbiamo professionisti formati, mancano oggi come oggi 250 anestesisti in Campania, mancano sicuramente pneumologi, infettivologi per cercare di far fronte a questo tipo di situazione. Ecco perché l'appello, diciamo, accorato a colleghi a venire qui in Campania, come è stato in Lombardia nel periodo di marzo ed aprile. Però queste sono piccole risoluzioni che non risolvono un problema strutturale. Dobbiamo sicuramente impegnarci a trovare altre strutture per questo tipo di assistenza. E se abbiamo il positivo asintomatico e lo mettiamo in isolamento, rischiamo naturalmente un cluster familiare. Quindi da questo punto di vista, le strutture alle quali possiamo dedicare quei pazienti asintomatici che non riescono a rispettare un isolamento adeguato familiare, o anche i pazienti che clinicamente sono guariti in ospedale e che rimangono positivi ai tamponi e che quindi possono andare a una struttura a bassa intensità assistenziale.